Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù Cristo, il Giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al pentimento per essere meno indegni di accostarci alla mensa del Signore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ti infranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore.
Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sovvivere nella povertà come sovvivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati delle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede loro fiamme nella loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. La liturgia della parola di oggi ci consegna l'immagine del regno di Dio come di una grande festa di nozze, un momento di gioia al quale il Signore invita tutti. La nostra fede ha l'abito della festa perché siamo invitati ad essere felici, una felicità motivata proprio dal saperci invitati al banchetto nuziale che inizia qui sulla terra e terminerà nell'eternità
del cuore di Dio, dove Gesù è andato a prepararci un posto. La sfida del cristianesimo consiste nel passare da una fede crocifissa a una fede risorta, perché la gioia cristiana è una tristezza superata. Da quel rallegrati Maria, con il quale l'angelo Gabriele annunciava al mondo il progetto di Dio per l'umanità, Gesù non ha smesso di insegnarci la gioia che Dio prova nell'incontrarci, soprattutto quando siamo lontani, quando siamo affaticati dalla vita, quando abbiamo smesso di essere felici. Questo re, che invia continuamente messaggeri per invitare tutti alle nozze, rappresenta Dio che non si stanca mai di cercarci. Ma lo sappiamo, l'amore non costringe nessuno. Per quanto ci tenga ad invitarci, Dio ci lascia liberi di accogliere o meno l'invito alla sua festa. E in effetti, nell'episodio evangelico, l'invito cade nel vuoto. A sentire le scuse degli invitati, sembra che non sia cambiato nulla. Non ho tempo, non è il momento, non mi piacciono gli altri invitati. Ci penserò. Dio accetta i nostri rifiuti, ma non si rassegna, anzi rilancia e manda i suoi ad invitare altri ancora. Da qui l'idea di una Chiesa capace di accogliere tutti, che non arretra davanti ai fallimenti, né si accontenta di quelli che ha già fra le sue file. La festa è per tutti, c'è posto per tutti, e il Re non farà mancare niente a nessuno. Per cui ogni cristiano è come un invitato che può invitare. Ma chi dobbiamo invitare? Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Bisogna uscire per strada e portare a tutti la festa, buoni e cattivi. Ma Gesù dà un'indicazione precisa su dove trovare i nuovi invitati: ai crocicchi delle strade. Impossibile non pensare alla croce. Gesù desidera che la gioia della festa sia portata a chi sulla sua strada ha trovato la croce, quella della malattia, della solitudine, dell'emarginazione, la croce della difficoltà economica o familiare, la croce della depressione, della disoccupazione e tante altre croci che soprattutto in questo periodo incrociano i nostri passi sulle strade della vita. Sono loro gli invitati privilegiati e a loro che bisogna portare la gioia del Vangelo. Una gioia però che prima deve trovare accoglienza in noi per poi trasmetterla agli altri con piccoli gesti carichi di speranza. Papa Francesco ha detto che la carta d'identità del cristiano è la gioia. Lo stupore di fronte alla grandezza di Dio, al suo amore, alla salvezza che ha donato all'umanità, non può che portare il credente a una gioia che neanche le croci della vita possono scalfire, perché anche nella prova c'è la sicurezza che Gesù è con noi. Chiediamo alla Vergine Maria di non farci mai smarrire l'invito di Dio ad essere felici e a prendere parte al suo banchetto, nonostante le nostre fragilità, perché come ci ricordava San Paolo, tutto posso in colui che mi dà la forza. E così sia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo le nostre preghiere al Padre perché asciughi dal nostro volto ogni lacrima e ci accolga al suo banchetto eterno, donandoci la salvezza e la felicità eterna. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa annunci con gioia al mondo che Dio ha preparato per gli uomini un banchetto nuziale, la vita eterna che li attende per condividere con loro la felicità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi regge le sorti delle nazioni, si orienti a pensieri e progetti di pace e di solidarietà, impegnandosi a costruire per tutti una società migliore. Preghiamo. Perché nel cuore di ogni uomo, catturato e oppresso dagli affanni terreni, rinasca la speranza nella misericordia di Dio e nella vita beata. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i giovani, attirati dal consumismo, dall'edonismo e dall'individualismo, scoprano la bellezza dell'impegno solidale per gli altri, specialmente per i più poveri e deboli. Preghiamo. Per tutti noi, affinché ci rivestiamo degli abiti della fede autentica, della carità operosa, della speranza che non delude. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre che ci hai raccolti nella Chiesa, comunità dei credenti, rendici forti per affrontare le prove della vita, testimoniando al mondo che la fede nel tuo nome conduce alla consolazione, in attesa del banchetto eterno nei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con
con gli Apostoli, il Beato Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati.
promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vivere e irradiare nel mondo intero il mistero del Cristo Gesù e la grazia della comunione trinitaria. Vergine orante, insegnaci a pregare, ad accogliere e meditare la parola di Dio. Fa che con i misteri del Rosario impariamo a contemplare e a stupirci innanzi alle meraviglie che opera il Signore. Madre del bell'amore, aiutaci a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi e gli emarginati, con i poveri e i sofferenti. Che la Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola, famiglia unita e concorde nel costruire la città terrena a immagine della città celeste. Madre della Chiesa e dell'umanità, comunicaci lo slancio missionario del tuo cuore per la nuova evangelizzazione e spingici per le strade del mondo a gridare il Vangelo con la vita sulle orme del beato Bartolo Longo, perché gli uomini conoscano, seguano, amino Gesù Maestro e Signore, e con Lui tutti insieme nello Spirito andiamo al Padre. Madre nostra, fiducia nostra, Maria, compi l'opera tua, poni Gesù in mezzo a noi, fa che veniamo e amiamo Gesù l'uno nell'altro, e in Lui siamo fratelli. Amen.